Buongiorno a tutti, un ringraziamento sentitissimo alla scuola e all'Università degli Studi di Milano per aver organizzato questo convegno sulla giustizia riparativa. Si sente? E diciamo così, agli organizzatori responsabili di questo corso, Gianluigi Gatta e Costantino De Robbio. Questa sensibilità di introdurre una riflessione sulla giustizia riparativa non è nuova alla scuola, ma cade in un momento diverso da momenti precedenti, perché siamo veramente alle battute finali di un'approvazione di una riforma che ha dedicato un ampio spazio alla giustizia riparativa. Ma la scuola si è preparata da tempo su questo tema, perché la giustizia riparativa è una realtà che già vive nel nostro ordinamento anche a prescindere dal suo riconoscimento normativo. È nata dall'esperienza, potremmo dire, della società civile spontaneamente, ma sostenuta dalla sensibilità di alcuni che hanno saputo cogliere un bisogno e di esplorare alcune possibilità di risposta con delle iniziative davvero di avanguardia. Claudia Mazzucato e Adolfo Ceretti, i nostri esperti formatori di questo corso, sono davvero pionieri in Italia della giustizia riparativa e punte di diamante della sua esperienza nel nostro paese e oltre. Mi piace ricordare che il primo corso sulla giustizia riparativa fu organizzato nel 2016 a Scandicci per iniziativa del comitato direttivo allora presieduto da Valerio Nida, primo presidente della scuola emerito di diritto costituzionale qui nella statale di Milano e per quel che vale mio maestro, nostro maestro. Valerio, soprattutto nell'ultima fase della sua vita, ha creduto moltissimo nella giustizia riparativa, ha sostenuto e accompagnato sia con le sue conoscenze, la sua abilità di giurista, ma anche con tutta la sua umanità, il percorso che ha portato fino a questo punto delle proposte di riforma. La nostra presenza qui oggi, fatemela interpretare così, è anche un commosso, riconoscente, doveroso omaggio a tutto il suo insegnamento e alla sua umanità. Quel primo corso ebbe una storia travagliata, muoveva dal libro dell'incontro che vedeva come protagonisti i protagonisti della lotta armata in Italia e le vittime, ed era stato il primo frutto visibile della giustizia riparativa, almeno quello che ha toccato me personalmente, che ha portato, credo, all'attenzione del dibattito pubblico in Italia questo nuovo settore della giustizia. Così come spesso accade con tutte le scelte più innovative, inevitabilmente fu al centro di incomprensioni e di polemiche e alla fine fu annullato. I tempi evidentemente non erano maturi e l'idea della giustizia riparativa non era ancora sufficientemente compresa e diffusa. Ammesso che lo sia ora, perché ci sono alcuni interventi nel dibattito pubblico che mi fanno pensare che ancora tante cose sono da comprendere, dei fondamenti e degli aspetti elementari proprio della giustizia riparativa. Perché è vero, questo è un settore che difficilmente si comprende con le categorie note del diritto penale. La giustizia riparativa non è una forma di clemenza, non è un condono, non è un'amnistia, non è un indulto, non è neanche una causa di giustificazione, non è risarcimento del danno, non è una forma di pena. Questi sono tutti istituti noti nel diritto penale, nessuno dei quali cattura lo vero spirito della giustizia riparativa. È un terreno nuovo. Anzi, in vero antico, come ci insegnano gli scritti soprattutto di Claudio e di Adolfo,
ma nuova per la nostra cultura penalistica contemporanea, tutta da comprendere e tutta da esplorare. Nonostante le difficoltà di quel primo esperimento, la scuola ha avuto il merito di tenere alta l'attenzione con coraggio e di non abbandonare quel fecondo percorso culturale formativo e dopo qualche anno ha riproposto corsi di giustizia riparativa. Del resto, la realtà è testarda. Se c'è qualche cosa che funziona nella vita reale, prima o poi anche il diritto troverà il modo di accoglierla. Non sappiamo come, non sappiamo quando, ma qui davvero è una realtà che si è imposta prima e sta ridando forma al diritto. Non è il diritto che sta generando un nuovo settore del diritto penale o dei suoi annessi. Così fu detto in un secondo corso nel 2019 per iniziativa del direttivo presieduto da Gaetano Silvestri, un terzo e un quarto corso nel 2021 dal direttivo presieduto da Giorgio Lattanzi. Entrambi questi ultimi corsi sono stati coordinati dalla professoressa Mazzucato in un'occasione nel contesto anche di una formazione internazionale che intanto si sta sviluppando in tutta Europa e nel mondo. Ho avuto modo di partecipare a questa viva comunità di coloro che stanno animando questo nuovo settore all'interno del processo, del progetto ReJustice e in altri ambiti che davvero stanno crescendo con grande entusiasmo in varie parti del mondo. Come ministra della giustizia ormai quasi ex, quindi alla fine di questo percorso molto interessante, di questi 18 mesi intensissimi, sono davvero lieta di dare l'avvio oggi a questo quinto corso che cade in un momento molto particolare. Percorsi di giustizia riparativa si stanno sviluppando ovunque nel mondo, c'è un'attenzione delle istituzioni internazionali. Anche noi, come presidenti del Consiglio d'Europa nel semestre scorso, abbiamo avuto l'occasione di organizzare una conferenza dei ministri della giustizia del Consiglio d'Europa a Venezia, che poi ha dato questo frutto, la dichiarazione di Venezia, a sua volta generativa di ulteriori documenti a livello internazionale. E come attività di governo, lo sapete bene, un capitolo niente affatto secondario dell'attuazione della delega 134 del 2021, che il Consiglio dei Ministri ha già approvato in agosto, è proprio costituito da quella sezione del decreto legislativo di attuazione dedicato alla giustizia riparativa. Proprio questa settimana le commissioni parlamentari sono chiamate a esprimere i loro pareri e poi resterà l'ultima approvazione da parte del governo. Io mi auguro che questo corso possa essere di buon auspicio per il compimento di un percorso che è già in stadio molto avanzato, ma che ancora non è compiuto. Molto opportunamente il programma del corso prevede una sessione introduttiva che ha proprio il titolo Che cos'è la giustizia riparativa? Definizioni, principi, programmi, testimonianze. Perché la prima necessità è davvero quella di comprendere con occhi freschi e scevri da pregiudizi, da categorie già note, questo fenomeno nuovo per il nostro ordinamento. E come sempre accade nelle proposte dei nostri esperti formatori, uno spazio importantissimo è dato alle testimonianze, dagli esempi, perché la giustizia riparativa più che spiegata deve essere vista, ascoltata. Ci sarà Manlio Milani nell'intervento di chiusura, ci saranno altre testimonianze anche attraverso dei video, alcuni dei quali ho avuto modo di vedere, di conoscere e anche di proporre proprio in quel contesto internazionale del Consiglio d'Europa. E molto opportuno è anche aver previsto una simulazione di un incontro di giustizia riparativa. Io ho avuto la fortuna di poter assistere a uno di questi incontri.
sono quelle esperienze che spiegano più di 1000 parole. Dopodiché sarà necessario a un certo punto, come già alcuni studiosi stanno facendo, anche dotare questo settore del nostro ordinamento di un suo lessico, di suoi concetti, di sue categorie, perché a un certo punto dovremo riuscire a fare anche dei corsi di giustizia riparativa nei nostri programmi delle facoltà giuridiche, di trasmetterlo anche come vera e propria disciplina di studio, ma questa è la fase in cui dobbiamo imparare dall'esperienza per poi riflettere. Prima faremo e poi rifletteremo, come accade in certi passaggi della saggezza biblica. Naturalmente qui stiamo iniziando un corso particolare, un corso rivolto ai magistrati, e sarà centrale in questa riflessione il ruolo del magistrato rispetto alla giustizia riparativa. Questa è una giustizia che non ha come principale protagonista il magistrato, ma che gli affida un ruolo decisivo nel raccordo tra il processo e le esperienze di i percorsi di giustizia riparativa. E su questo punto so che ci sarà un intervento della dottoressa Tuccillo, capodipartimento al Ministero, una delle persone che più conosce e più crede in questo ambito, per averlo anche vissuto, sperimentato e sostenuto, soprattutto nell'ambito della giustizia minorile. La giustizia riparativa vivrà come corpo normativo, ci auguriamo, accanto al diritto penale, al diritto processuale penale, al diritto dell'esecuzione penale, con significativi punti di incontro. Nella legge delega c'è un continuo dialogo dalla prima fase del procedimento fino all'esecuzione della pena con questo mondo, questo universo della giustizia riparativa. Per questo è così importante che con entusiasmo, visto il numero delle domande dei partecipanti a questo corso, sono state altissime, con curiosità forse, con interesse, ci auguriamo, tanti giudici, tanti magistrati vogliano affacciarsi a questo mondo. Non è solo per una formazione culturale encomiabile, ma perché diventerà una parte non secondaria proprio del compito che ha affidato anche i magistrati, non perché siano loro a dover guidare i processi di mediazione di giustizia riparativa, non è questo, lì ci sono delle professionalità diverse, ma perché apprezzarne il contenuto, apprezzarne l'autenticità, i frutti, farli eventualmente rifluire nel processo, nell'esecuzione della pena, è un compito che chiama in gioco direttamente la vostra professionalità. Dunque ci affacciamo su un mondo nuovo, o forse più modestamente su un modo nuovo di guardare al reato, all'autore di reato, alla vittima e al loro rapporto fra di loro, con la comunità e con la legge penale. Sono sicura che queste giornate, mi auguro l'inizio di tante nuove altre iniziative di formazione nella scuola e fuori dalla scuola, possano davvero trasmettere a quelle norme che ci auguriamo di poter approvare a breve tutta la linfa vitale di cui hanno bisogno. Grazie, grazie davvero.